Salve. Benvenuti nell'unica live su Twitch che non parla bene delle minoranze etniche. È uscita male. No. Sbagliato. Come va? Buongiorno, buongiorno. Matte, gran gioco gatto e auguri per questi 19 mesi. Grazie mille. Allora, io spero piaccia. Non dovrebbe durare troppo, 2-3 live, credo. Era giusto per variare un po', l'ho comprato durante gli sconti estivi. Spero possa ficcare. Basta, questo c'era. Aspettate, già che ci sono, faccio una roba che mi sono scordato di fare ieri sera. Ovvero, vi devo mettere sul sito. Perché mi sono ricordato in questo istante, pensa, non un attimo, cioè mi sono ricordato prima, però è in questo istante che mi sto mettendo a fare le robe. Ma in culo, va là. Scusi signore, dica 18, dica. Perché dice sempre 18? Hacker un altro conservare i cazzi su a Sbrigati a 19, refresciarti, 19. pagina di merda. Grazie mille anche a Cookies Polare per i suoi 22 mesi, sono Non tantissimi, ti tanti, preoccupare, mamma mia, tutto un po'. tantissimi. Allora, aspetta, dove cazzo è il mio cazzo di... Ok. Sennheiser, ecco qui. Eccole qua. Eccole qui, perfetto. Testo più immagine. Buona, copia, che ve lo metto direttamente sul sito. Ok, eccolo qui. Tacchete, tacchete, salva, perfetto. Pubblica. Allora, se voi andate adesso sul sito, nella home, facciamo un piccolo quello che è. Allora, andate sul sito, inizialmente c'è la live in alto. Scrollate un attimo, c'è il video. Sulla destra c'è Twider, anche se vorrei sostituirlo con Instagram a sto punto, visto che Twider non viene praticamente usato. E sotto trovate i prodotti ficcanti. Questi prodotti ficcanti sono prodotti ficcanti, nel senso che sono i referral link delle cose che effettivamente sto utilizzando. Oddio, che... Cosa c'ha nel tuo schermo? Se vi interessa qualcosa lo trovate lì, se c'è qualcos'altro che vi può interessare verrà aggiunto. Quindi lì ci sono tutti i referral del caso, va bene? Spero di essere stato abbastanza stronzo nel mio spiegarmi quanto sia giusto mandare... insomma, avete capito. Ora è vuoto o sbaglio? No, io vedo tutto. Io vedo. Gabriel, vedi? Allora, non mi fate spoiler del gioco di oggi, non l'ho guardato volutamente da Karim, infatti sono completamente pieno di vaniglia. E basta. Oggi il subday, sì! Tutti vedono vuoto. Come vedete vuoto? No, dai, non mi potete vedere vuoto, io vedo. Cazzo. No, Ale, perdonami. Effettivamente, perché non l'ho fatto? Perché sono un coglione. Guarda, lo faccio adesso. Non riesco a copiarlo. Che stronzo. Vabbè, facciamo così. Copia. Me l'autoscrivo. Ah, non posso. Vabbè, ho capito, me la scrivo a mano. Giornate pesanti questi, voi non avete idea. Aspetta, faccio questo e poi vi racconto altre cose interessantissime. Porca troia, voi non avete idea. Anche perché potrebbe essere una cosa interessantissima per live e video, ne sono sicuro. Ok, vai. No! Jurassic Park. Scusami, che gioco è?
Ma è quello della Telltale? Non lo voglio installare. Voglio... Qual è Jurassic Park The Game? Eh sì, è quello della Telltale. Grazie mille. Grazie mille. Non ce l'avevo. Non lo possedevo. Gentilissimo. Allora, aspetta che mi sto perdendo un po' di persone. Grazie a Marco, che è sempre solo minore dei tre, grazie mille. Grazie a Row Rezgo, sempre solo ficcanze in abbondanza, grazie mille. Allora, comunque, vi racconto. Oggi devo fare un po' di cose. Oggi devo finire di montare. Devo iniziare, in realtà, non ho ancora iniziato. Il video con Karim su The Cooling 2, che deve uscire domani, quindi quella è una delle priorità assolute. Però oggi, in realtà era ieri, quindi perdonatemi, si trasla di un giorno. È il sub day. Era ieri, solo che era domenica. Non ho avuto tempo di registrare niente, fondamentalmente, anche perché non vi potevo dare un dietro le quinte di un video in ufficio, perché non ho registrato un video in ufficio. Ho fatto 12 ore, dunque viene un attimo difficile, però ci tengo comunque, perché comunque il 15 del mese voglio dare il video ai subscriber. Avevo già un colpo in canna, perché io ho già un video da registrare, quindi lo devo registrare, montare e poi stasera ve lo sparo nei denti. Ve lo sparo nei denti e questo gioco si chiama Super Kinky. Come al solito, per i subscriber, solo giochi che non possono essere pubblicati da nessuna parte. In realtà non è bannato questo gioco da Twitch. Dovrebbe. Sempre i limiti del legale. Sì. Ci sono cose incredibili. Però mi ha fatto ridere e allora ho detto dai. Cosa c'è, Julesy? Non ti ficca? C'è stato un jumpscare quando ho aperto il gioco ieri sera che mi sono fatto la cacca nelle mutande. Sempre roba proibita mi piace. Ma sì, ma è giusto. Perché questi qui sono i giochi stronzata che ti fanno ridere, no? Solo che non ci puoi fare video per ovvi motivi, non puoi farci live per altrettanti ovvi motivi. È un po' uno spreco non poterti divertire con queste stronzate con qualcuno. E allora, subscriber, vi divertirete con me con le stronzate. Vado a recuperare. I video dei sub dove li vado a vedere? Allora, Irody. Sul sito dove voi non vedete i referral, mannaggia, non so perché non si vedano. Comunque, direttamente sul sito, cioè voi loggate con Twitch e c'è la sezione sub. Tu ci scherzi che apri, ma guarda che Genital Jousting a me è piaciuto. Ha una trama. Se mi dici che ti interessa, ti faccio il walkthrough della trama. Dura un'ora e mezza, mi pare, 2 ore. E succede di tutto. È una trama terribile, tra l'altro. Ha un sacco di risvolti. Qualche scelta multipla. È incredibile. Se mi dici, Gabriel, che vuoi Genital Jousting, io per te faccio questo ed altro. Anche a me è piaciuto, lo dovrei riprendere. Ma anche come giochino era bello. Era divertente da giocare anche in multiplayer. Non si può fare, non si può fare. Per giusti motivi. I referral non si vedono con Adblock. Dai. Ragazzi. No. Dai. Per cortesia. Adblock va usato solo nei siti porno. Per jousting motivi, esatto, Clemens. Quindi disattivate tutti Adblock per cortesia. Sociologo, carissimo, grazie del link dell'asta. Ne approfitto per richiederti la benedizione per il mio ultimo esame che mi è stato spostato. Ma guarda te. Quindi rifaccio la benedizione, torno a studiare. Buona live a tutti. Buono studio a lei. Tanti auguri per il suo esame e tanti auguri anche per la sua nuova asta. Cosa sono i referral? I referral sono dei link che mi fanno guadagnare qualcosa dal vostro acquisto. Voi comprate un televisore 4K da 550 euro, che è anche poco in realtà, io ci guadagno un euro.
Però se tante persone comprano il televisore da 55 550k, perché mi sono dimenticato la stronzata che stavo dicendo, e io ci guadagno tanti euro. Non voglio che il porno insozzi il video del gatto, ma tranquillo. Lo vedi solo tu perché sei sub. Che poi porno. Insomma. Cioè, ci sono delle scene un po' osè, però porno è un'altra cosa. Ah no, intendevi il porno per Adblock. E invece non usare Adblock per i miei video, per favore. Perché se no smetto di fare video e inizio a fare qualcos'altro. Quindi non mi vedrai mai più in live. E non vedrai mai più un mio video. Perché se non posso guadagnare da queste cose qui, vado a fare altro. Ci perdiamo tutti. Non usate Adblock, per favore. Grazie. Gentilissimi. Quando devo comprare un mirrorless ti chiederò il referral. Vabbè, sì, se vuoi te lo creo il referral. Posso creare il referral per qualunque cosa, però in generale i referral ve li do per prodotti che ho già provato e di cui, insomma, sono sicuro della qualità. Ecco, quindi quelli che vedete lì sul sito, cos'è che sono? Sono le cuffie che uso tutti i giorni per streamare. Il monitor secondario, quello per il Mac, se volete vi metto anche quello che uso per giocare. Che costa decisamente molto meno. Il microfono, questo qui, e le cuffie che uso per i viaggi, che sono, vabbè, infilate in culo di là. Il video di sabato quando esce? Se tutto va bene, stasera dopo la live. Se non va bene tutto, perché ovviamente c'è anche il video per il canale principale di domani, al massimo domani. Cioè, proprio messimalissimo, domani lo avete. Va bene? Promesso. No, se riesco entro stasera, chiaramente. Van Crystal, mi piacerebbe tanto, però non... non ho una... come si chiama? Esatto, vedi che non ce l'ho. Non ho una bolletta postale. Che come si chiama? Oh, cazzo. Non ho una casella postale per ora. Devo andare a chiedere in posta. Vi farò sapere. Gatto, ma il monitor 29 no, no, ben, cos'è che era? 29 noni? 21 noni dovrebbe essere. È meglio di un normale monitor a 16 noni ma 4K? No, il mio dovrebbe essere 2K, adesso non mi ricordo se è 2 o 3K. E non è meglio, perché io non lo uso per giocare, lo uso per montare, per avere una timeline lunga. Che dove vedo tutto quanto. È molto comodo sotto questo punto di vista. Molto comodo. Ah, bene. Allora, come detto prima, non so niente del gioco. Non mi dite niente del gioco. E proviamo a goderci tutti assieme What Remain. No, non è What Remain. Sì, What Remain of Edith Finch. L'audio. Bello, ma non sento niente. Aiuto. Ecco, va là. Abbiamo risolto. Senza, no, voglio... No, in finestra, che cazzo. Full screens. Ok. Ok. Ah, questo è editto. I Finch. No, devo abbassare ancora. Ma perché stronzo l'audio? Scusami, che nel menu è bassissimo. Ok, accettabile. Oh, Edith Finch.
Mano ingessata. Ma va nerd, 14 è il terzo numero piramidale, quadrato. Oh. Che genere è? Un'avventura grafica dovrebbe essere. Ah, devo spostare col mouse. La mia famiglia... Non ho letto... Dammi il tempo. Inizierò dal principio con la casa. Vissi qui nell'età di... fino all'età di 11 anni... ho capito, io non ho fatto in tempo però. Ok. Partiamo dal principio. Che bella casa. È stata fatta da Karim questa serie qui. Ah, ok. Non potevo entrare in tutte le stanze. Che tristezza. E... Vabbè, carina come cosa delle lettere. Oh. Le paghiamo? No? Che tristezza. Però che bello che c'è anche un vasetto pieno di... piantine. Oh, che tristezza. Anche meno. Pure le telecamere ci sono. Mio Dio, deve essere un posto incredibile dove vivere. Omettendo di indicare che cosa apra. Che bello questo modo di narrare. Ah, è un bivio. Vado giù di qua? Che fastidio che non si può correre ma si zumba. Ah, non posso andare di qui? Mi sto incastrando? Beh, se posso andare di qui ci sarà un motivo. Perso. Chi si è perso? Non vedo una sega però. Oh, tanti persi. Non riesco a leggerne uno perché non ce n'è uno dritto. Niente. L'ambiente è bello, bellissimo. È un po' buio. Modo che dite, dovrei aumentare un po' la luminosità? Ditemi voi che vedete la live da lì, perché io da qui a me sembra molto buia la situazione. Ah, ecco qua, un altro. A Milton, Milton Finch è scomparso. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Ah. But now I have questions about my family that only the house knew the answers to. Ok. Ambienti allegri, dai. The woods around the house have always been. Un pelo, va bene, Gabriele. Comunque ho chiesto i mod. Allora, fammi vedere qui. Ecco qua. Ostia. No, no, gioca pure. Ecco, da me adesso è esagerato, ma vabbè. Zio Condi, finalmente sono un figlio a tutti gli effetti. Di Pitagora? Buongiorno. Grazie mille. Andiamo a ristrutturarla. House Flipper. Beh, c'avevano il canestro del basket molto alto. Sono bassa io, non lo so. Ma questa qui è la casa di... Porca miseria, come si chiama? Quello del vicino. Come ti metteva a disagio? È una figata. Non mi vengono i nomi stamattina. Hello neighbor, grazie mille. Tesorina. Ho 17 anni, va bene. Paura della casa. Ostia, mi stanno mettendo in difficoltà, non ci voglio entrare. Non ne ho idea, director. Sono nel tuo... Come sono messo nella tua stessa situazione. Ci sono jumpscare? Spero proprio di no.
Grazie a Giorgio De Best, buongiorno signor Gatto, dopo 10 mesi le chiedo la prima benedizione per l'esame di statistica di domani. Tanti auguri, non è horror, vabbè, vado, sicuro, eh? Bestia come entro, guarda, infilo la chiave, e invece, e quindi, dalla buca delle lettere entro, chi è? Ok, però no. Un po' scomodo sta cosa del mouse. Aspetta che aumento magari la sensibilità. Proviamo dal garage. È drammatico o non horror? Sì, sì, ma il dramma l'abbiamo già visto tutto, per carità. Qui non c'è niente. Andiamo di qui. Ah. Ho sempre odiato sti cosi. Mi infilo dal buco del cane? Sì, perché ho 17 anni e ci passo. Oh, quanti bei prodotti. Il re del pulito. Già rumori inquietanti. Però che bello. Mi piace molto questo stile. E la porta so chiusa. Quindi può entrare chiunque. Cosa dice? Oppellele. Oh, carina. Ah, Edit. Anche col destro si zoom, ok. Don, Lewis ed Eddie. Eddie, scusate. Seabart, 9, che è 3 volte 3. Basta aggiungere 3 minori. Vabbè, grazie mille. Buongiorno. Effettivamente è tutto pulito, avete ragione. Cioè, tutto pulito. Più o meno. Sento delle zanzare. Come? Va bene. Oppure cibo cinese? Che belli questi mini porta cibo cinesi che da noi non fanno. Sapori dell'India. Assaggiando la Thailandia, farina, sale, acqua, yeast. Che succede? La faccia della cucinona, che figata. Altro tonno. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile, too many teeth. Un sorriso con troppi denti. Qui stavano imballando delle luci. Cos'è successo? Quello... No! Dai, una chiave allucchettata. Cioè, una porta allucchettata e chiusa con poliuretano espanso. Edie told me once that every finch who ever lived is buried somewhere in the library. Che figo! Non è silicone, è poliuretano, ragazzi. È schiuma. Il silicone lascia un... E colla, praticamente, lascia una striscia. Questo qui è proprio... Come quello che c'era per dirci in... come si chiama? In Prey. Infatti si gonfia. Metti e poi... E si indurisce. Degli stivaletti. Cazzo. Però qui è chiuso. Vabbè. Ho sentito del vento, però. Fammi esplorare per bene questa bella casina. Mi intriga. Allora. Dai, devo sapere cosa è successo. Ah, sembrano vermi, invece mi sa che era cinese. Grazie a Lady Farater per i suoi 3 mesi. Tutta questa cultura da muratore da dove salta fuori? Un iPod! Anche se sembra un iPhone X, super aggiornato. Mia mamma era l'unica di noi che poteva immaginare la grandma Edie vivendo in un nursing home.
No, dai, volevano mandare la nonna in un ospizio. E questo qui immagino fosse la sua sedia a rotelle col suo ossigeno. Stamattina sono un po' rincoglionito. Datemi un attimo il tempo di carburare. Mi sono anche svegliato prima del solito. Sto perdendo un sacco di frasi che si vanno a perdere all'interno della mia mente. Frasi, termini, parole. Scusate, sono un po' lento. Cazzo, ecco, questa è una delle cose che mi piacerebbe avere assolutamente. Costano un botto, però avere un tavolo così, fatto di un unico pezzo di legno, è uno dei miei sogni. Magari lucido e tutto quanto. Even the fireplace had a story. Perfino il Amy told me the chiametto. bricks came from the original house after it sank. Dopo che affondò, c'era una casa originale che affondò. Quella è la casa originale. Che belle parole su per il camino. Posso infilarmi anch'io sotto il camino? No, peccato. Meno che con C. No, non si può fare. Cazzo, che bello! Mi sta proprio intrigando! Bellissimo, sono contento. Fatto bene a non spoilerarmelo. Usando i libri per il caminetto, no? Perché? Beh, non c'è legna, effettivamente. No, beh, qui c'è legna, quella lì è legna. Oh, grazie, Charlia. Attendo con ansia. Usavano Twitter, vedo. E conquistavano le Americhe. Una porta, no? Dopo. Barbara. Ma Bigfoot? Ben built a new duplex for Barbara, along with the rest of the house. Barbara Finch. Hanno ripreso Bigfoot? Barbara Finch? Strano. Allora, lì si va di sopra. Però vediamo se la nostra chiave apre per il Mom di always told me sotto. to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ok. Bene, mi piace anche perché l'esplorazione non è esagerata. Tu ti fai dei giretti, però il gioco ti manda dove vuole mandarti. Beh, mi piace. Mi After piace. Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Oh. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Quindi, ma Heidi non era la bisnonna? Vabbè, hanno fatto. Devo alzare un po' l'audio? È che prima era molto, molto alto. Ho alzato, ho alzato. Oh, che bello qui. Questo è un uomo simpatico. Qui ci sono un sacco di insetti. Ve li zoomo così vi divertite. Guarda qua. Beh, insetti su schermo! Scusatemi. Dei topini, Molly, 1937-1900. No, dai, è morta a 10 anni, Molly. Oh Molly no. always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Sì. Quello è lo scopo del gioco, esplorazione e storia. Sì. Ti racconta la storia di questa famiglia. Per I andare in spent a acqua, lot of no? time playing in Great Uncle Walter's room. Pro zio I Walter. think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ah, guarda, qua c'era un nome di un Finch. No, dei Finches. Questo tappeto non posso ribaltarlo. Peccato, perché mi dà molto fastidio messo così. Ah, questa è la vecchia casa che è affondata, da cui hanno preso poi i mattoni per fare il camino. Ah, ormai sono diventato un esperto. I still hope there were 249. secret passages, but I never believed him. Non apre? Apre! Attenzione! Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Che cazzo sei? C'era un libro Lucchetto! Ma che bello! Cazzo, vai! Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Oh no, io non voglio sapere cosa aveva paura tua mamma. Mamma mia, lo squalo balena, che bello! Mi infilo!
Sì, io ci vivrei tantissimo su questa casa qua. No? Ah, perché noi stiamo praticamente leggendo una specie di diario da parte sua. Ah, questa qui è una bambina. In giro, qua ci sono delle tazzine. Una corda per saltare. Milton. Grandissimo Milton. Open. Una camera da letto molto graziosa. Salvataggio. Ah, è così il salvataggio. Mannaggia. Speravo fosse un po' più. È la camera di Molly questa, dove eravamo. Cacchio. Una medusa peluche, un po' strano come. Lì c'è ancora della cacca di animali. Ma che bellino, dai, che figata, guarda, che c'è una piccola cameretta con la piccola gabbietta per il gerbillo. Ah, che bello. Un gufo. E svariati animali. Un formicaio, morto, credo. No, non ci dovrebbe essere jumpscare, ragazzi, tranquilli. E un po' inquietante, magari Molly. Molly Finch. 13 dicembre. Perché? Dear diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when mom sent me to bed. Lei sapeva che sarebbe morta. E adesso viviamo lei. So I looked around for something to eat. Scusa, e si mangia la carotina del gerbillo? No, dai! Porta sigillata? Mom, can I come out now? Adesso sì che arriva la parte di qualità. Scusami. Cosa c'è nella zucca? No, dai! Ma lascio una bambina a morire di fame. Si è mangiata la carota del gerbillo, santo di Dio. Allora, di là, qua c'è un pesce. Mi mangio il pesce? Attenzione! Potrebbe. Ah! Pensai di? Per fortuna, povero Christopher, dai. Molly. Ah, questa qui è una pianta della casa. No, non vedo una niente. Aspetta, ok. Penso che è buio. Che bello! Il cesso. Ah, il coso, il dentifricio si muove. Ah, queste sono velenose per i cani. Basta? Posto. Ok. Immagino di sapere come vada a finire, come andrà a finire. Non so se voglio. Ah, bene, bene. Ah, c'è una catena. Ah beh, a posto. Come mi muovo? Ah, perché c'è il tasto salta adesso. Era quello che immaginavi? No. Per fortuna. Però immagino finirà comunque con io che mi mangio la rondine. Ed è molto strano. The Tartorter, grazie mille per i suoi 3 mesi. Cat Simulator. Pop. Niente. C'ero però.
Di qui su? Yes. Mom and Dad didn't even look at me. Anche perché sono dei manichini, mamma e papà. E il papà è Noè, tra l'altro. Di qui? Te goccia pa, niente. Ah, in figa. Oh. Oh, una casa sull'albero. I could tell she was getting really tired. Dei porcelli. E svariati altri animali. Dove è andato l'uccello? Eccolo qui. E adesso no. I promised that I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mommy bird. E che bambina allegra. Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non ce ne fanno più niente di te. E però cadendo nel vuoto. Dov'è il coniglio che mi devo mangiare? E dove le ha sentite queste cose che mangiava l'erba? Di qui. Eccolo. Vado. Peccato che fosse in bassissima risoluzione quel coniglio. Questa bambina ha bisogno di un aiuto. Non tanto, un po'. Un occhio glielo darei, insomma. A mama rabbit. Ah, una mamma coniglio. Ce l'ha su comunque con queste mamme. E non ci presi? Invece sì. Grande gufo, ho fatto l'obiettivo. Ragazzi, è inquietante. Scusami? E questo è stato un bel twist. E niente, non... E siamo morti, quindi. Non respiriamo. E... Aia. Aia. Ma dai. Sono triste. Acqua, acqua. No, aia! Mi ha messo sotto una macchina. Oh. Oh, che scomodità. I controlli invertiti, vabbè. Pa 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 pa. Una foca? No, niente, ma cambiato direzione. Oh, che scomodità. Che scomodità. Dove è andata? Ok. Ok. Gli ho dato una musata? Questa è una bambina di 10 anni. Ed ero? Questo è il mio... Cos'è? Cos'è? Oh, un tentacolo. Sono diventato il Kraken? Adesso ero un mostro. Ah, ok, sentivo l'odore delle persone ovunque, sì. Vabbè, me lo stavo traducendo, però in realtà c'era. Grazie a Charlia e a Arnaldoban. Quanto lungo questo... Di qui? Non so, vado a tentoni. Probabilmente la bambina dopo aver mangiato le bacche. Ma i pungitopo sono velenosi? Mi muovevo con un passo felpato. No, sei un tentacolo. Oh mio Dio!
Vado a tentacoloni. Va a cagare, va là. Non so di qua. Winner winner human dinner. Hai fatto bene, ragazzina. Ma infatti bisogna portare rispetto alle persone che hanno fame. Early in the morning. Come vado fin lì su? Ah, devo fare il giro. Scusami. Ma non era meglio che mangiava Christopher? Il sushi? Ciao bello! Non lo vedo, aspetta. Oh, scusami. Ok. Ho chiuso la porta? No. Cazzo è? Eccolo. Grazie Ricky per i 30 mesi. Nuoto? Scusami. Mi si è tolto il mouse. Mi si è rotto il gioco? Mi sa che mi si è rotto il gioco. No, dai. No, dai. Mi stavo divertendo. Dai. Ah, aspetta, mi è dato un errore qui, vedo. Non me lo fa vedere. Video driver crashed. No, ma che cazzo? Boh. Non lo so se devo rifare tutto. È la prima volta che ci gioco, non ho idea. Vabbè, andiamo via diretti senza... senza star lì. Ma che sfiga, scusami. Possibile? Oh, dai. Dai, che palle. Vabbè. Non si può skippare avanti, vero? Ma bene, ti ha mangiato i driver video. Ma perché? Non si può skippare avanti, neanche i dialoghi. Scusate, non so cosa sia successo. Vabbè, facciamo tutto velocemente. Era bellissimo, era. Ma che palle. Vabbè, però mi posso anche levare dalle balle velocemente alla fine. Si vede che aveva così tanta fame da rifare tutto, fa parte del gioco. Adesso devo aspettare la rondine, però. Ah no, il dentifricio non ho mangiato. Steve, spoiler! Carota condita con feci gerbilline, mi piace, 10. Ah. Ed era un gatto! Speedrun! È perché adesso so che posso saltare. Prima non lo sapevo. Guardalo. Guarda sto bastardo, l'ho superato addirittura. Ho vinto io! Toh, vieni qua. Rondine delle balle. Ho sbagliato, dove devo... sono perso. Di qua? Sì. Ho fatto lo sgaggio, subito smerdato.
tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. Ok. Opla là, opla là, opla su, opla giù, ciappa. Sarebbe stato figo se eri io fossi diventato un altro animale. Sarebbe stato bello, sì. Non lo vedo. Non era qua? Perché mi ero girato. Eccolo lì, di lì. Rabbids! Vabbè dai, si fa abbastanza la svelta. Devo risubire il trauma dello squalo. Cazzo. Qualcosa di più grosso? Una mamma coniglio! Che speed! Ragazzi, mi ero dimenticato di dirlo. È importante. Lunedì prossimo, Mod Day. Mi raccomando, accorrete numerosi. Donate, donate, donate per il Mod Day, lunedì. Ed è così che siamo diventati uno squalo. Ma che cazzo, guardate che storia. E cade come un salame. Oh, aia. E niente, dai. Andiamo a squalare in giro. Immaginatevi uno squalo che piove dal cielo. Non come quelli di Sharknado, per carità, però... uno squalo che si trova a piovere dal cielo, un po' come la balena di... della Guida Galattica. Che fa prima di morire? Si agita e morde? O si rassegna? Porca miseria, sto controllo mi fa cacare. Cos'è il Mod Day? È la giornata in cui tutte le donazioni vanno devolute ai moderatori. Tutte, ma tutto, il 100%. Quindi donate, donate, donate. Donate, donate. E dai! Ci ho preso? No. Che fastidio. Vabbè, ci siamo qua praticamente. Adesso molto più semplici. Siamo già arrivati, dai, tranquilli. Speriamo non crashi di nuovo. I was big. Con il mio passo polpato. Perché sono un polpo. In the morning, hey, hey, up she rising. Boh. Ok, abbiamo fatto. Ok, perfetto. Non si è rotto. Wow. Non dirmi che è un batter, sennò non mi siedo mai più. Oh.
Ah, sono tornata a letto. Tutti in misto. Di nuovo? Hai rotto il cazzo, bimba. Wow! Molly è stata mangiata? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Molly sapeva che stava per essere, che stava per morire. Come faceva a sapere che... Aspetta, volevo vedere, posso guardare sotto il letto? I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Non avevo la mano ingessata un attimo fa? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Dovrebbe essere morto di intossicazione alimentare, possibile. Però lei sapeva che stava per morire. Dai! Allora, io immagino sia morta nella realtà per quel motivo lì, che ha mangiato cose a caso in camera. Anche se comunque morire mi sembra un po' eccessivo. Massimo sta male, morire proprio... Boh. Però quello che mi ha fatto più strano è che lei sapesse. Ho iniziato a scrivere prima. Cioè, ho iniziato a scrivere dopo che erano partite già le allucinazioni. Ci teneva gli uccellini. Zurpi! Anche la data di morte dei gufi. Santo cielo. E Darpy Junior, certo. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. Could have, but she didn't. Dai, il drago ha ucciso Finch, vaffanculo, che bello. Ma era nudo quando è caduto, scusa, eh? Per bello, è stato ucciso da un drago. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. per un piccolo incendio della foresta. No, non me ne vado, grazie, sto qua. Costruito nel 1937 da Avon, sì, dovrebbe essere Avon. E tuo padre, sì. Edith Junior, aspetta, guardiamola. Allora, io sono lei. Questa era Molly. No, io sono figlio di Milton. Figlia di Milton, scusate. Aspettate un secondo che ricostruiamo un attimo. Allora, chi era questo qui? Steven? Sven, fammi vedere. Non c'è. Quindi, Odino? Scusami. Ah no, Sven, eccolo qua. Quindi è... Milton è mio fratello. Ah, questi qui sono i miei fratelli. Perfetto. Va bene. Non funziona così un albero genealogico. Beh, in teoria c'è la diramazione. Però non sto capendo un cazzo di questo albero genealogico. E sono linee.
Non lo so. Grazie Zikyu, e sono tu signor Gatto, che contentezza, grazie mille, e grazie anche ad Alex Hermel per i suoi 8 mesi. Dawn e Sanjay, questi sono i miei genitori, possibile, non lo so. Mamma mia, Alex, tier 2 addirittura. A occhio tua madre Dawn. Vabbè, andiamo avanti, me lo spiegheranno, insomma. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Mio Dio. L'uomo talpa. Dipingeva... Dai, minchia. Questo è nostro fratello. Edie gave me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Cazzo. Così freddolosa? Bravissima. Direi di sì. Leggiamo. Cos'è? E adesso viviamo la vecchia? The Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Giustamente. No, scusami, clicco. Tengo premuto. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Mio Dio. E lui è Odin. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Scusami. E grazie al cazzo che poi è affondata, hanno messo una casa su una chiatta. Una casa di mattoni. No, non quelle prefabbricate di merda che usano in America, una casa vera. E grazie al cazzo. Che idea era? E certo, scusami, e perché non avrebbe dovuto? A parte le ondate di 12 metri, che magari è un po' eccessivo, però comunque. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore in their new home, Orcas Island. Ho capito, va bene. Perfetto. Adesso abbiamo già... C'era Edie e Sven, genitori di Molly. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Benissimo. Per carità. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. New Finch house. Saresti sorpreso di sapere quello che può trasportare una chiatta. E sbordava un po'. Ah, tutto qui. Perfetto. Quindi. No. Aspetta, scusami. Come ne esco? Mi perdoni? Scusa, ho fatto. Ho visto. Ah, ok. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ok, me l'hanno aggiunto Odin, quindi. Edie e Barbara. Ok. Salvataggio. No, manca ancora un po' in realtà. Queste sono tutte le manine dei figli. Ok. Le pastiglie. Even in her 90s. 90 anni. Edie seemed a lot younger than my mother. Perché si mangiava le anime, te lo dico io. Mocchetta pelo alto, un po' troppo rosa forse. Anch'io c'avevo una ranocchetta che nuotava da sola. Bellissimo. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Ok. It was a pretty big trace. Vabbè, è morbido però. Champagnino? Ah no, è aranciata. Sembrava. No, non abbiamo la chiave qui. È una chiave magica, posso... C'è un segreto in questo bagno. By Sven. Prego? There's a secret in this bathroom. Sì. Allora, tiro.
Ok. Ma vaffanculo! È bellissimo, ragazzi. È bellissimo. Calvin Finch. Era un fotografo. Scene allegre, insomma. Milton. Ah, Milton. Ancora lui. Il solito Milton. C'era bisogno? Salvataggio. Ah, qui c'era addirittura un... come si chiama? Quello che... un impedimento alle persone da museo. Grazie Kirk. Kirk, come si legge? Perdonami. Kirk. Un separé, no, un separé più incisivo. Un cordone di velluto, bravi. Non volevo rificcarmi lì. No, allora. Fort Calvin. Fort Sam, carina questa cosa. Guarda quanto sono diversi, uno nello spazio e uno in milite ignoto. Uno fotografo e l'altro space. Che figo. Centro di comando. Nonno Sam aveva un gemello. Oh, che figata. Oh, però è morto nel 61, Calvin. Oh, shit. Aspetta, vado di qua intanto. Non serviva venire fino a qui. È stato un errore terribile. Dai. Militari versus spazio. Eh beh, ci credo, gli è morto. Ma hanno lasciato tutte le stanze delle persone. Ma è terribile. Credo che non piacesse a nessuno la storia. Morto. Dai, è morto a 11 anni. Sì, l'attacca di uno dei due che si è fermata. E lui ha continuato a dormire in questa stanza, immagino, con la casa del fratello morto di fianco. E ognuno di loro, tra l'altro, aveva un albero dipinto. Dimmi che si salva qui, ti prego. Gamba rotta. Scusami. È morto così? Giù dalla scarpata? No, dai. Che morte da cazzo. Adesso gli dice che ci sono i funghi e si ammazza? Ah, voleva fare il giro della morte in realtà. Ho i brividi. Beh, ce l'ha fatta. Credo l'unico bambino nella storia dei bambini. Malissimo, ragazzi, no, cazzo. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ma Barbara? Chi è Barbara? Non l'abbiamo vista, me la sono persa. Cioè, non so se c'è un ordine.
Non credo. Porca vacca. E beh, certo. Giusto. Ah, vabbè, comunque, cioè, 18 anni, per un bel po' se l'è cuccata sta stanza, però. Mio Dio. Vabbè, me ne vado. Ciao. Ah, no, è sigillata, giusto. E mo? Di qui? Ho capito, c'è della magia però qui dentro, scusami. Spero che ci sia un salvataggio adesso. Quanto finti quei libri poi? Procedo solo fino al prossimo salvataggio, poi chiudiamo. Si vede. Di qua si va, però voglio vedere qui prima. E questa è un'uscita però. E allora, quella lì era quella con Bigfoot. E di qua cosa c'è però? No, e qua c'è il corridoio. No, voglio andare qui. Milton è tornato. Barbara, eccola. Ok, ha salvato comunque. Barbara, ecco perché era raffigurata con Bigfoot nel giocattolo fatto dal padre. Perché ha fatto il film. È una star di Hollywood. Salvo. Finisci Barbara, ce la facciamo in 4 minuti? Sei una bambina prodigio? 16 anni, dai. Non ce la fai. Non ce la faccio. Vabbè, allora chiudiamo. Faccio domani, tranquilli. Esco. Tanto ho salvato, no? Sì. Bello. Bello. Cazzo. Che bello. No, 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 lo facciamo senza fretta, ce lo godiamo, ce lo godiamo questo gioco. No, ragazzi, non ha senso fare la serie sia la mattina che la sera. Visto che è una serie ero abbastanza sicuro che magari alla sera non fregasse a qualcuno, allora l'ho fatto direttamente la mattina. Boh, allora, intanto viraio di termos. E li scriviamo tutti termosifoni culoni, così, per rimanere un po' in tema. Noi ci vediamo questa sera, adesso mi metto subito a montare i video, e... boh, non lo so, va bene? Buona giornata ragazzi, e stasera dovrebbe arrivare anche il video per i sub, vedo di riuscire a fare tutto quanto. Mi sbraccerò per... con Gabriel invece ci vediamo domani. Buona giornata.